Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessandro Bonucelli, che mi chiede di parlare del film del 1976 di John Schlesinger, Il Maratoneta, con un grandissimo Dustin Hoffman a fare il ragazzetto ebreo, il giovane ebreo, e il grande Laurence Olivier, oltre a un Roy Scheider. Fantastico. La storia è questa: il nostro Dustin Hoffman è un ragazzo che si sta preparando, uno studente che si sta preparando per la maratona, e ha un fratello che fa la spia, lui non lo sa. Il fratello viene ammazzato da questo ex nazista Laurence Olivier, che vuole tirar fuori dei diamanti, insomma non mi sto a spiegare tutto. A questo punto si trova coinvolto il nostro giovane Dustin Hoffman, appunto, a dover sbrogliare il casino e le situazioni intorno che lo stanno sempre più portando vicino alla morte e all'inseguimento, appunto, da parte di un vecchio nazista, interpretato in maniera incredibile da Laurence Olivier, ho detto. Allora, il film è diretto da John Schlesinger, maestro indiscusso della nuova Hollywood in maniera eccezionale. Il Maratoneta per me è un mezzo capolavoro, è uno di quei classici film che guardo 600.000 volte, se c'è lo riguardo un'altra volta senza mai stancarmi. La scena della tortura dei denti è una delle più terrificanti che la storia del cinema ricordi, ma il film è costellato di grandissime sequenze. L'omicidio di Roy Scheider da parte di Laurence Olivier è eccellente, il ritrovamento del fratello che sta per morire è qualcosa di straordinario, tutti i colpi di scena che piano piano si sfastellano e la storia incomincia a prendere sempre più piede, la scena meravigliosa in cui l'ebreo riconosce per la strada il suo torturatore, una cosa veramente agghiacciante, un film un'altra volta che condanna il nazismo, condanna l'efferatezza del vero male, il vero male che poi è legato chiaramente un'altra volta ai soldi e al potere. Un Laurence Olivier pelato con degli occhiali che fa terrore, che è forse il terzo cattivo più cattivo del cinema. Guarda, la morte corre sul fiume e poi arriva lui, è di una cattiveria indicibile quando gli fa la tortura, col trapano dei denti, è una cosa impressionante tutt'oggi, bellissima, con una sonora, montaggio eccezionale, costumi e scenografie assolutamente intoccabili per un film meraviglioso, non solo un cult, un super cult, uno di quei film, metto qui sotto il link, che tutti dovrebbero possedere, proprio perché è un classico film di quelli che non invecchiano mai, sono potentissimi, e nonostante magari ci sia due o tre cose in sceneggiatura, proprio in narrazione, che adesso userebbero meno proprio per la tecnologia che abbiamo, ma se ci cerchiamo di infilarci in una storia che è stata ambientata negli anni 70 e non girata negli anni 70, il film è tecnicamente talmente bello, ha una sostanza talmente interessante che sembra girato ieri. Poi porca puttana, veramente, attori come Dustin Hoffman e Laurence Olivier, così talentuosi, così potenti, con i loro duetti che valgono assolutamente qualsiasi film, e non meno questo meraviglioso Maratoneta, dove i loro duetti appunto sono eccezionali, ma tutti gli attori, come ho detto, sono fantastici e tutto il film funziona alla stragrande. Insomma, un film graffiante, un film doloroso, un film dolente che riscopre un certo tipo di storia e lo fa con una cattiveria incredibile che solo la nuova Hollywood, insomma, sapeva fare. Quindi chapeau a John Schlesinger, perché ha girato veramente un cult che per me è anche un capolavoro, visto che un film del genere, secondo me, è veramente da vedere, comprare e vedere, comprare e vedere. Questo è grande cinema, di qui si impara veramente come girare.